Questa solenne celebrazione, come dicevo all'inizio, ci apre a un nuovo tempo per la vita della nostra provincia serafica, un tempo che, come ha promesso il Signore Gesù, dovrebbe essere un tempo pentecostale. Il Signore ci promette il dono dello Spirito che sarà con noi, sarà la nostra guida, la nostra forza, il nostro avvocato, il nostro consolatore. E quindi possiamo andare con fiducia. Ho rivisto ieri sera un attimo quella lettera prima che ho mandato a tutti i confratelli, e due volte ritorna, senza averlo pensato, ecco, andiamo nel nome del Signore, che è anche un'espressione che San Francesco spesso usava. E poi dicevo che i sogni si possono realizzare perché noi confidiamo nel Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Ecco, questo nome del Signore che ritorna oggi, abbiamo sentito anche nella preghiera di Colletta per la festa di San Bernardino da Siena. Il grande propagatore del nome di Gesù ha fatto questa, la predicazione, la resa, l'ha sintetizzata, la sua predicazione così vasta, così straordinaria, l'ha condensata. Ecco, nel nome e anche nel simbolo del nome di Gesù. Ed è su di lui che vorrei un attimo soffermarmi in questo momento, perché quando sono arrivato a Santa Maria, finito il capitolo, sabato sera, mi sono ritrovato, senza averlo previsto, la mia prima uscita, diciamo, pubblica è stata la presentazione qui al refettorietto di un libro, un volume su Padre Bernardino, Bernardino De Vita, un frate veramente esemplare, di profondissima pietà, che ha dimorato qui in questo luogo per tanti anni, instancabile amministratore della misericordia di Dio nel sacramento della confessione alla Porziuncola, che è il santuario del perdono. E mi è sembrato un segno e certamente un conforto e anche un privilegio poter iniziare così. E oggi abbiamo la nostra messa solenne con cui si conclude tutto il percorso capitolare, che poi dovrà trovare attuazione nel congresso capitolare, nelle nuove prospettive che si apriranno per la provincia, con la festa di San Bernardino da Siena. Sacerdote, vissuto tra il 1380, moriva Santa Caterina da Siena proprio in quell'anno, pochi mesi prima, e nasceva un nuovo astro di santità, Bernardino, morto poi all'Aquila nel 1444. Frate minore, campione dell'osservanza, grandissimo predicatore del Vangelo. Con la sua importanza è interna sia all'ordine sia alla Chiesa. Possiamo dire che, come Pietro che guarisce il paralitico alla porta bella del Tempio, abbiamo sentito come lui ne dà ragione davanti al Sinedrio, ai sommi sacerdoti, di quello che è avvenuto nella prima lettura. Ecco, così anche Bernardino ha dato beneficio all'ordine, sollevandolo, favorendo questo movimento di rinnovamento, di conversione interno all'ordine. E poi un grandissimo movimento di conversione
tra il popolo di Dio, attraverso la sua predicazione di una sapienza e anche di una praticità, come voleva San Francesco, annunciando i vizi, le virtù, il castigo, il premio. Ecco, fu una guida saggia e prudente all'interno dell'ordine, del movimento dell'osservanza, impegnato a riformarlo per ricondurlo allo splendore primitivo. Bisogna sempre combattere contro la legge dell'entropia che tende a far morire le cose. Sapete, anche il deserto, nei luoghi dove c'è il deserto avanza, tende a inghiottire tutto, ad allargarsi. E quindi bisogna che l'opera dell'uomo, della coltivazione, dell'irrigazione, sia sempre pronta a contrastare l'opera del deserto, la desertificazione che avanza. E così anche con l'ordine. E lui diede una impostazione forte, voleva che l'ordine si caratterizzasse, e forse questo è anche un messaggio per noi, per una forte, una profonda vita contemplativa. Lui è entrato grande nell'ordine dopo aver fatto studi filosofici e giuridici, e poi si dedicò per diversi anni allo studio approfondito, soprattutto della Sacra Scrittura e dei Santi Padri, ecco, per prepararsi alla predicazione, una predicazione efficace, potente. E inoltre i frati di questo movimento interno all'ordine dovevano caratterizzarsi per essere poveri e pronti all'obbedienza. Lui stesso mostrò, si fece modello di mitezza, mostrando una via di composizione, di pacificazione, anche in quei momenti più critici, in cui si rilevavano delle tensioni tra queste correnti che c'erano, e lui sempre tese a fuggire e a smorzare ogni forma di faziosità, anche rinunciando in certi momenti alle sue prerogative di vicario dell'osservanza, pur di mantenere l'unità e la pace. E al suo tempo centinaia di giovani vennero all'ordine, migliaia, e case che si aprivano grazie alla forza della sua predicazione. Non possiedo né oro né argento, sono povero, ma quello che ho te lo do, perché sono ricco. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E questo, quello che ha fatto Pietro con il paralitico alla Porta Bella del Tempio, questo ha fatto Bernardino da Siena nel suo tempo, soprattutto nel centro nord dell'Italia, e aprendo le porte del Tempio, cioè della conoscenza di Dio, dell'adorazione di Dio, a tante persone che ne restavano fuori, come lo storpio, fuori della porta, aspettando misere elemosine da persone che non gli potevano dare nient'altro che quello. E Pietro gli dice: io non ti do oro né argento, non ce l'ho neanche, però ecco, ti do Gesù. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. E lui entra nel Tempio camminando, saltando, lodando Dio. Ecco, una vita che si rimette in moto, ecco, che entra veramente nel progetto del Signore, nella lode e nell'adorazione del Signore. La sua predicazione veramente riporta Gesù al centro della Chiesa, al centro dell'ordine, al centro del mondo. La persona di Gesù, vero Dio, vero uomo, che lui sintetizza nel suo nome santo. Sappiamo che biblicamente il nome è la persona. È la persona come la vede Dio, nella sua preziosità. È la persona come la vuole Dio, nel progetto che Dio
il grande artista della storia ha sulla persona di ognuno, per ognuno Dio pensa, ognuno è chiamato alla vita dal Signore. È frutto certo delle leggi della natura, ma c'è un intervento diretto di Dio nel concepimento di ogni creatura umana. C'è un intervento diretto di Dio che infonde l'anima immortale, ma con questa anima dà un disegno, un progetto, frutto dell'amore infinito, della fantasia infinita e benevola di Dio. Allora, ecco, riporta Gesù al centro. Possiamo dire che come vero discepolo di San Francesco, Bernardino da Siena, anche lui era molto, come dice Tommaso a Celano, era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù sulle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, perché voleva vederlo, voleva servirlo. Ecco, la sua tavoletta che lui stesso predispose con questo stemma, no? Questo simbolo del nome di Gesù, serviva, come diceva Bernardino stesso, a pigliare in abito, cioè far diventare una buona abitudine, pigliare in abito quel santo nome, in forma che sempre, in ogni momento, tu lo avrai nel cuore. E nella sua predicazione appunto attirava folle immense, e doveva predicare nelle piazze perché le chiese non erano sufficienti, c'era tutto un sistema, un'organizzazione straordinaria, sia per preparare l'evento, il luogo, il palco, il pulpito da dove predicava, anche tenendo conto del vento, da che parte soffiava perché si potesse sentire meglio la voce, fino alla registrazione stenografata dei suoi discorsi, delle sue prediche. Scuoteva le città e suscitava dovunque un movimento straordinario di conversione che arrivava a toccare le abitudini, i costumi sociali, i vizi, le dimensioni appunto familiari, ecclesiali, combattendo con forza contro l'usura, le ingiustizie, le divisioni, le fazioni, il vizio del gioco, tanti altri vizi che infestavano le città e i borghi dell'Italia del 400. La sua predicazione popolare era sempre accompagnata dall'ostensione di questa tavoletta con il nome di Gesù, dove aveva sintetizzato il trigramma con il nome di Gesù, ecco, Gesù Salvatore degli uomini, IHS, Gesù Salvatore degli uomini, un sole d'oro su un campo azzurro, un sole d'oro e all'interno di questo sole il nome di Gesù. Il sole è l'amore di Dio, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Ecco, e Gesù è l'incarnazione di questo amore, è la manifestazione di questo amore. E Gesù benedetto, il Salvatore, l'amore che si mostra come immolandosi, donandosi, offrendo se stesso, dando la vita, morendo per noi. Questo sole circondato da 12 raggi guizzanti, così a serpentina, che sono gli apostoli che con un dinamismo formidabile che viene dallo Spirito portano in tutto il mondo il Vangelo, l'annuncio di questo amore incarnato. E poi 8 raggi, tra questi raggi tra i 12, 8 raggi diritti più corti che sono le 8 beatitudini, cioè il frutto dell'evangelizzazione. L'evangelizzazione porta frutto come nelle beatitudini, la vita secondo le beatitudini.
perché la parola chiama alla conversione, dalla logica del mondo alla logica del Vangelo. Ora noi, come dice Paolo, abbiamo il pensiero di Cristo, abbiamo i sentimenti di Cristo. Ecco, e la scritta poi intorno a questo sole, e nel nome di Gesù, la lettera ai Filippesi, capitolo 2, nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, sottoterra, il nome al di sopra di ogni altro nome. Diceva Bernardino, è mia intenzione rinnovare, chiarificare il nome di Gesù come fu nella primitiva Chiesa. Ecco, quella potenza del nome. Non ho denaro né argento, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo. Cammina, alzati, su, avanti, entra nel Tempio, sollevati, esci da quella infermità, da quella immobilità. E spiegava che mentre la croce, che pure noi, insomma, evoca la passione di Cristo, il nome santo rammenta ogni aspetto della vita di Cristo. La povertà del presepio, la modesta bottega di falegname, la penitenza del deserto, i miracoli della carità divina, la sofferenza sul Calvario, il trionfo della risurrezione e dell'ascensione. E quindi anche accompagna tutta la vita dell'uomo, il lavoro, il ministero, la sofferenza, la fatica, l'infermità, ogni aspetto della vita dell'uomo accompagnato dalla potenza, dal calore salvifico, benefico e misericordioso del nome di Gesù. Forte della promessa del Signore, Bernardino da Siena chiedeva ogni cosa nel nome del Signore, come Gesù esorta a fare nel Vangelo che abbiamo ascoltato, e faceva ogni cosa nel nome del Signore e per il nome del Signore. Chiedeva e otteneva, bussava e gli veniva aperto. Chiedeva e otteneva dal cuore del Redentore. Bussava con la sua predicazione, come diceva lui, chiarozza, chiarozza, popolare, sociale, morale, ma soprattutto in nome del Signore bussava e si aprivano i cuori dei suoi ascoltatori. Chi per progredire nella grazia, chi per rispondere alla vocazione, chi per una profonda conversione. E quando al termine delle sue prediche benediceva la folla con la tavoletta, con il nome di Gesù, i cuori si scioglievano tutti, erano presi da una grande commozione, da dolcezza, dalla tenerezza del nome di Gesù. Diceva lui stesso, difendendo questa forma di predicazione, di annuncio, e dovette farlo anche davanti al Papa perché accusato di deviazioni, di eresie, la più dolce parola che sia è Gesù. Il più dolce predicare che sia è il nome di Gesù. Ficcati bene nel cuore il nome di Gesù e non avrai alcuna fatica, per quanto grande, che non ti venga in allegrezza. Ecco questo nostro fratello e padre nella fede che ci è venuto incontro in questo giorno così significativo per la vita della nostra provincia. Ecco, ci sia guida e patrono per il nostro cammino che si apre il sessennio della nostra fraternità.